simply incredible. For the first time in history, a human being has defeated a BT. Were you not a repatriate, I doubt it would have been possible. Not only does contact with your fluids pose no risk of triggering a void out, but in much the same way as your car is rejected by the beach, your blood can be used to expel BTs from our world and return them to the other side. You've given us hope, Sam. Perhaps we may yet be saved. Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web, lei è Fenrir. Siamo vicini alla prossima città. Qui si sta praticamente... Prima o poi dovrò trovare un episodio in cui non accade nulla di particolarmente importante. Io possa chiamarlo, se non è già successo in uno precedente, Steel Ball Stranding o qualcosa del genere. Perché mi ha ricordato tantissimo la parte 7 di JoJo, questo viaggio verso ovest, per quanto i temi sono il pelo diverse, anche se le dimensioni... No. Qui non c'è la Golden Ratio. Vabbè, il tuo Cupid... Sospetto. E ha in braccio un BB. Sì, no, la cosa strana è che comunque effettivamente le perline non sono simmetriche. Non sono una decorazione. C'è qualcosa. E ora come ora stiamo per sbloccare il veicolo, quindi presumo finalmente avremo modo di avere un buon punteggio da corriere. Anche nei tempismi. Allora, accetta un nuovo ordine a Capital City. Però, connessione alla rete chirale effettuata, ora noi abbiamo tra l'altro uno degli obiettivi che ci porterà qui. Appunto, accetta un nuovo ordine per Sam a Capital Not City. Quindi, gentilissimo. Esatto, no, perché praticamente ci ha detto di tornare indietro. Esatto, infatti. È una chiara forzatura per farti usare il veicolo. Nel mentre, nel nostro carico, perché abbiamo così tanta roba sulle spalle? Metalli, scale, granate, spray. Abbiamo parecchie cose, ma sono curioso di vedere come si comportano una volta costruito il nostro generatore. Certo che ho riflettuto un po'. Hai preso un sacco di mi piace. Sei contento? Dai che la mi piacina alle stelle. Tu scherzi? Ho sentito un'emozione dolcissima. Mi irrita ancora l'anima di non sapere cosa sono quei sassi. Però, perché non possiamo fare la cacca, capite? Cioè, magari il fungo fa la pipì, la cacca fa i sassi. Però non è questo il caso. Tuttavia, minchiate a parte, io stavo pensando proprio a quando abbiamo superato quell'icona col sorriso. No, col sorriso, con il forza, forza, no? In cui ci ha detto, vai, che ce la fai. E il concetto di viaggio e di pazienza nella resistenza, tifato dagli altri, è una cosa dolcissima. Eccoci, l'elegato ha fatto presto stamattina, ma ce ne siamo anche approfittati per andare a recuperare al 100% la sicurezza di aver preso tutte le queste secondarie. Ce n'erano un paio, tipo consegna materiale boschivo dall'altra parte dell'America, eccetera. E a maggior ragione adesso non è tanto come te la passi tu, Sam, è come se la passerà la nostra cara moto con 100 kg. Non ho la più pallida idea di come questa cosa andrà avanti. Allora, vediamo un po'. No, box postale, no. Ponte fondamenta, torre di guardia, generatore. Non pisciare sulla moto. Ok. Ehi, ma il photo mode? Lo aggiungeranno. Sicuramente lo mettono al lancio, sì. Ma anche un mese dopo, cioè insomma, ma lo mettono. Come God of War che è arrivato molto dopo. Oh, è automatico! Mettere il carico a mano su un veicolo. Lasciando un carico a mano accanto a un veicolo, potrai piazzarlo sulla griglia di carico. Vediamo un po'. Apri menu carico. Il fatto che se io lo avessi
preso in mano, forse avrei potuto metterlo a punto. Allora, tre Sì, però mi sembra stupidino ruote. prenderlo in mano e metterlo sulla moto quando puoi metterlo direttamente Sì, no, sulla ma moto. infatti in realtà Io poi c'è. toglierei i campioni di suolo di 60 kg Esatto, da comunque. dosso assolutamente. Vediamo un po' se capiamo Anche come. 10 kg di metallo comunque. Esatto, cioè. Allora, vediamo un po'. Io adesso faccio questo. Sposta. Carica sulla moto. Ah, devi provare la granata cacca. Sì, no, ma in realtà adesso che nello scorso scontro non era chiaro, io pensavo che appunto il target ci potesse passare attraverso, mentre in realtà è completamente fisico, quando colpisce sarò anche un pochino più efficiente, per quanto se si è polipi letteralmente, altro che appunto BT. Allora, però, qual è il limite della moto? Immagino che sia altissimo, perché non è esattamente una. Persona. Esatto. Vecchi dati per 10. Ammazza, ci siamo veramente alleggeriti, alleggeriti tantissimo. Questi metalli e questi vecchi dati, che sono le cose da spedire, possiamo tranquillamente Beh, metterli. ma giusto i dati pesano niente, perché li devi togliere? Ah, hai selezionato. No, era, per mente, era solo una questione di logistica mentale. Cose di quest sulla moto, tutto qua. Però, ok. Immagino che il limite della moto non sia di peso, forse, ma anche di spazio. Però non vedo un limite letteralmente visibile proprio nell'HUD sui chili della moto. Che bella questa cosa! In realtà, una volta che il gameplay diventa più acceso, anche con la nostra abitudine a utilizzare i vari menu e le varie opzioni di comando del personaggio Sam, no? Mano, non mano, lancio valigia, faccio XYZ cose. Vedere tutti questi dati a schermo è divertente un po' Sta come The roba fa proprio schifo, Phantom questa moto, eh? Proprio schifo. Pain. Allora, i veicoli hanno un limite di durevolezza e diventeranno inutilizzabili una volta superato tale limite. La durevolezza viene ripristinata parcheggiando il veicolo nel garage. Questo non è inteso come garage, immagino. Per depositare un veicolo, parcheggialo sull'apposito Sì, ascensore. Ok. ok, no, È il penso. garage della stanza privata. No, ci sono delle pedane. Ah, ok. C'erano delle pedane Ora, vicino. non mi stai facendo apparire i tasti a schermo, Death Stranding? Tutti i personaggi fan dell'Udens. I veicoli. Eh? Come? Gira lì. Oh! Sul serio? Ma perché non mi sono apparsi i tasti a schermo? Ora abbiamo un sacco di action figure con noi. Vabbè, allora io vado a istinto, cioè moto sovraccarica. Grazie. Avevo letto moto sovraccarica. Abbiamo troppo peso tra le varie cose. Vediamo un po'. Tra te e la moto. Destinazione fan dei Ludens. Restituire statuette personaggi. Ok. Allora, vediamo un po', io faccio questo. Tac. E poi. Interessante, giustamente la moto avrà dei limiti, immagino. Allora, portiamola qui per ora. Ok, ora. Vediamo un po' come si comporta la moto, eh. Io vado. Ora faccio l'impennatina. Ma perché non appaiono Ok, sono incorporei. i tasti? Forse perché non ce ne sono tanti. Che vuol Freno. dire? No, 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 infatti. Cioè, anche forse accelera e frena. Mi sono. Ah, vedi, per aiutarla a fare i salti. No, infatti dovrebbero apparire i tasti a schermo. È la disconnessione della rete chirale. Vedi, se io premo il tasto di salto, lui si mette in piedi. Immagino di poterle dare più slancio quando fai dei salti. Bella questa pendenza comunque. Sì, infatti che poi appunto è chiaramente un veicolo elettrico. Sì. Per questo non c'è il carburante. Però stai facendo un giro Eh larghissimo. sì, perché voglio vedere se riesco ad arrivare con tutto. Con la moto senza parcheggiarla. No. Allora. Ma il freno a mano, no? Sam.
Tu che ne pensi? Provo molta ansia. Posso mettere mi piace alla mia stessa... alla batteria? Allora, stai calma un momento, ok? Io vado a consegnare le action figure. Volevo vedere se riuscivo a fare un giro con tutta la moto, ma... Ma potevi se andavi a sinistra anziché a destra, comunque. Dici, guarda che no, eh. Cioè, dovevamo fare un giro intorno a... Io potrei usare una corda, potrei usare una scala. Ma perché? Non c'è motivo. Guarda, non ti senti di nuovo tornato a Skyrim? Era esatto. Bello. Fan dei Ludens. Guarda. Ma in questo posto ci siamo mai stati? No, questo è questo è Geof. E infatti, è quello che stavo pensando. È fan dei Ludens è questo. Perché noi eravamo andati più ad ovest. Però qui non c'eravamo stati. No, questo è Ludens fan del trailer. Voi pensate, siamo ancora in un lunghissimo tutorial qui. How you doing, Sam? Ok, effetto consegna, carico smarrito. Ok. Restituisce. 28 kg di statuette comunque. 28 kg di statuette. Guarda quanta polvere. Delivering cargo. Eccolo. Ok. Di nuovo avremo chilometri zero. Il 9% dei danni suppongo che sia stato il mio investimento. Ludens Nendoroid Jumbo è il nostro! Abbiamo un ologramma. Però dove si mette l'ologramma? È una bella domanda. Infatti gli ologrammi ancora non li abbiamo esplorati. Vediamo un po', Hai consegnato di un PNG. Ah, non avevamo vedere il bridge link. Touché, perfetto. Si sta schizzando, però non sappiamo perché. Addirittura. Secondo me è questione anche di like. Tempo di consegna, zero. Ma perché immagino, essendo una cosa smarrita, non c'è un tempo. Join the UCA and all that. You can help me do that, Il livello di gioco completistico che ti dà Death Stranding e la soddisfazione che ti dà consegnare dei pacchi. Sì, però non è possibile che c'è lui, cioè non è possibile. Guarda là che roba che c'è. Guarda quante BT. Ok. Eccolo. Oh, thank you, Sam. Hey, take care out there. Hate for this to be the last time we meet, you know? So, I'm gonna need a moment to look over what you brought me. But I'll hit you back via mail after. Promise. Non vedo l'ora di sentirti. Hey, I'm hoping maybe you can help me out again. Don't want to be weird, but I feel you and I might have like a stay connection. Something. Good work. New order available. Please access delivery terminal for further information. Immagino che qui per ora ce le stiamo godendo, ma poi ci saranno i quest completata con qualche montaggio magari musicale se riesco. Ordini sta. Oh, quanto è Peacewalker questa cosa. 56 kg. Consegna fragile. Campioni di microorganismi trovati in una zona creature arenate. Capital Not City. Parco eolico. Non ci voglio ripassare lì. Io non ci andrò mai più al parco eolico. Esatto. E modellini di T-Rex rubati dai muli. Modellini di T-Rex. Sul serio. Ora guarda che se tu fai questa cosa adesso ti rischio che ti caricano addosso un sacco di roba. Sì. Fragile che ti si rompe appena prendi una botta. Mentre dobbiamo andare a prendere le cose alla capitale. No, ma infatti la capitale è qua dietro. In realtà questo è il terribile
No, è il terribile. Io penso che queste consegne le puoi prendere in qualunque posto. Esattamente. No, forse queste no. Perché devi prendere i materiali da qui. E solo ora si è connesso alla rete chirale. Quello che a me frega per ora è quel classico terribile modo di pensare del giocatore efficiente, che devo fare le cose, ma... Questo non è essere efficienti, è essere stupidi, perché se ti si rompono devi riprenderli. È la spina. Così. Perché poi in realtà adesso noi stiamo facendo le bestie, prendendoci tutto sulle spalle. Ma contemporaneamente... Devi tornarci alla moto. Esatto, ma contemporaneamente io trovo bellissimo il pensiero di portarci anche... Il videogioco... Tu non sai che rischi di perderle quelle cose probabilmente perché le mollate lontane. Non pensavo... Non è... Sì, no, no, mi ricordo quell'allarme, sì. Non dire una parola, Lara. No, no, non ho proprio niente da dire, ho già detto tutto. Non dire una parola. Ho avuto un momento in cui... Mi sono flashato una delle più brutte figure della mia carriera. Carico smarrito. Adesso arrivi e ti sparisce davanti. Allora, dicevo, a me, ammetto che diverte tantissimo l'idea di fare una consegna alla volta, leggerissimi, vroom 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 vroom, e fare zig zag. Però sì, vedi, quell'allarme rosso era un occhio. Tuttavia la moto... Ah, tipo una consunzione dopo un tot... Guardate, Sam, da Londor. Allora. Adesso la moto si ribalta. Woo! Se la moto trasporta un carico eccessivo, la velocità massima sarà ridotta e aumenterà il consumo della batteria. Io più che altro adesso dicevo... Allora, noi adesso abbiamo... Io consegnerei tutte i muli. Ci pensano esatto. Loro. Esatto. Ordini attivi. È giusto, non è una consegna, è un recupero. Quindi non lo fare. No, assolutamente, non ancora. Perché sono 26 kg di T-Rex? Rigenera carico. Ah, è il reset questo. Immagino, ti ricordi che tu puoi resettare se qualcosa va male? Sì. Che gentile, Kojima. Aspetta! Io devo e desidero mettere un pointer. Adesso capisco a cosa servono i pointer senza percorso. Vedete che mano a mano che si va avanti si acquisisce un po' più di consapevolezza? Io non l'ho capito. È che quando hai tante quest... avere nella mappa il B, vai, ok, questa è la quest, quella là. Almeno a me mi sta aiutando adesso. Però, ora. Altro che cavallo di Skyrim, comunque. Non si ferma molto facilmente. Lascia che te lo dica. Tu che non hai il controller in mano. No, io l'ho cominciato il gioco. Lo so che c'è l'inerzia quando hai preso la ricorsa. Quindi con la moto sarà solo peggio. Io lo so che sicuramente in futuro saremo sgargiullissimi con la moto, anche con questi pesi, Però per ora... Lasciali là. No, no, li lascio là, sì. Eppure è bellissimo, scusate. È bellissimo. Infatti un lato di me si dispiacerà di accelerare certe cose, perché siamo ancora in una bolla iniziale. Ed è... Muli, so che sono molto succulento. In questo momento hanno avuto tutti un orgasmo simultaneo. Hey, cos'è? Boner reaction, boner alarm. Guardalo, ma che vuoi fare? Io lo investirei. No. Oh, occhio, Guardalo, guardalo, guardalo! Il pacco! Oh.
penso comunque che se ti prendono col bastonazzo sulla moto te la friggono. Esatto, è una moto elettrica. Sai che io... Il colore si passa dall'acqua? Come si? Sì, se è azzurro sì. Che stai facendo? Sto provando. Wow! Ciao merdoni! È divertentissimo! Ok, le cose di gameplay sono incorporee. Peccato, rompere i pali dei muli. Magari, sì, poi, no, poi li riparavano nel magari tempo. Magari è più divertente non cappottare quando vedi un unico palo, tutta una pianura, e l'unico palo che c'è te lo prendi e ti esplode la moto e tu voli e muori. You got a point. Tipo qua, no? Sì. Torni sono arrivato! Boom. E vedi, i pacchi. Entra dentro, se no te lo dà smarrito. Se la lasci qua... Basta che sei dentro la zona. Quanto mi diverto. Sì! Sì! Riprese di un film risalente a prima del Death Stranding. Ok. Comunque hai tolto tipo la cosa più leggera che avevi addosso. Lo so. Ma infatti adesso a Capital Not City... Ba-ba-boom! Non hai neanche la gioia di dire stai facendo un lavoro utilissimo e sei amato e arricchito. Cioè, fai comunque una vita di merda. Sì. E questa è la cosa terribile. You always take such good care of our cargo. Sì, ma con che doppiaggio maledetto? Vai! Ok. Ah, ti aggiunge il tempo di gioco totale proprio in. Ok. Ok. All right then. Thanks for everything. E quindi comunque loro sono sottoterra. Sì, loro sono sottoterra. No, basta. No, è perché sei sicuro di capire come funziona. Vedi che è un continuo. Queste adesso sono cose che faremo magari. Ma il dubbio è a che ti serve fare queste cose? Non ti danno a parte i like. A aumentare la connessione con i luoghi. E che serve? 86 kg. A che serve? Qua non... È anche qualcosa che fai... per loro. Sì, è un videogioco comunque, quindi... No, deve dare un premio. Sì, ma... Beh, aumenti il tuo livello di corriere e... Che non sappiamo a che serve. Sì, ma perché siamo ancora embrionali in alcune meccaniche. Cioè, io trovo divertente fare queste cose, però poi a livello di, ovviamente, loop di gameplay, è importante. Uscita dalla rete elettrica. Ah, giusto, perché mettere un generatore ovunque non serve a niente. Devi costruire un generatore entro la rete elettrica, immagino. Sì, non puoi metterlo in mezzo a nulla. Deve essere nella zona blu, diciamo. Cos'è questo consiglio? Lo sai che potrebbero anche essere persone che mettono con insegni a caso, sì? Vero? Qui... Ah, è un percorso... Ok. Ma questa è la strada che hai fatto sì. Tu? Sì! Ok, adesso andiamo a Capital Not City, ok? Tu ti sei preso i 60 kg di carico boschivo comunque, per dire Capital Not City, quello? Mi sono preso... Quello che avevi detto, no, non lo facciamo all'inizio, in realtà te lo sei preso. Però non ho preso questi qua adesso. No. Diciamo che questi ordini standard di completismo delle aree saranno esattamente una delle prime cose che faranno parte di montaggi, ma... Guarda che bello che è il ponte. Oh, oddio, sì, davvero. Questa cosa farà battere il cuore, perché quando ci saranno giocatori che sai che ci sono passati e lo hanno fatto, è una bella sensazione. È sorprendentemente figo. E quindi costruire generatori sarà molto importante, ragazze. Ho visto sempre terra. Fortuna che non piove.
No, non devo fare Igor di Frankenstein Junior, eh? Potrebbe piovere. Oh! Hai detto Igor e mi si è spezzato il cuore comunque. Ho ripensato al povero Igor. È vero. Qui non ci si passa. Ah, forse... Sì. La tristezza fatta sì, uomo. Sì, esatto. Manca la pioggia. Lui sta pensando alla doccia. Sì, uh-huh. Sì, neanche la gioia di una... Neanche la gioia di farsi una doccia senza essere fissati comunque. Ma infatti questo non è il ponte nostro, è già il ponte di qualcuno. Neanche la gioia di farsi una doccia senza pensare che qualcuno si sta toccando fortissimo sui tuoi escrementi. Questo è il generatore, sì. Quindi lo puoi mettere fuori dalla rete elettrica. Perché è eolico. Sì, sì, forse lo puoi fare salire di livello. Fico. Cosa? Oh mio Dio! Sai che potrebbero essere le voci che assemmi in testa comunque probabilmente. Come? Sì. Potrebbero essere le voci che assemmi in testa, per quanto ne sappiamo. Per quello che ne sappiamo. E parla da solo, quindi. Wow. Erano tantissimi anni che non sentivo questa sensazione. La sentii solo la prima volta che giocai a Lineage 2 da molto più giovane. Sentirsi parte di qualcosa, ormai l'online è molto naturale nel multiplayer, anche cooperativo, lo fai per il gameplay. Questo mi dà una sensazione... Non fare finta di essere una brava persona di Lineage 2, perché lo sappiamo tutti che eri un mostro player killer, quindi no, la coppa di Lineage 2, perché non ci crede nessuno. Io parlavo della sensazione, non di poi come questa si sviluppa. Le persone innocenti, sì. Un giorno dovrai dire che cosa hai combinato. Welcome veramente. Welcome to Gigaren. Esatto. Allora. Mamma, mamma, guardami! Vuole essere riconosciuto un po', cavolo, sta facendosi un culo. Oh, ragazzi, io non pensavo che saremmo tornati tanto facilmente qui. Le ultime parole famose. Oh no. Le rocce sono un po'... Praticamente penso che sia una via di mezzo, un po' goffa di non voler rompere il cavolo con il gameplay. Cioè, mentre Red Dead Redemption è super realistico e te ne penti amaramente giocando di essere un po' pazzerello, qui puoi giocartela. Credo che siano quelli posteggi. Mi piacciono queste cose. Addirittura. Adoro. Ok. Fa proprio schifo sta moto. Sì, infatti è proprio bruttina. E non si può usare lo spray su di essa, infatti. È come se è giusto, tu. Guardali. Ho risposto al ti trovo in forma. Oh! Interagire così con gli NPC. Ma quindi le cose che si illuminano di viola sono quelle che devi consegnare qui. È una meccanica estetica che ti aiuta nel gameplay. Sam, first deliver your cargo, then you can take on new requests. Grazie. No, per carità, che ci spieghino le cose. I menu di gestione sono un po' caotici. Ma a me queste cose, la soddisfazione che ti danno le V che appaiono, eccetera. Gran bel carico. Ma quindi se una persona normale dice gran bel carico, un mulo che fa? Allora. Bonus del peso totale di consegne.
Il mistero della morte. Ah, criptobionti, sono curiosissima dei criptobionti. Materiali a go-go. Ok. Fattorino provetto. Difficoltà stimata normale. Ogni tanto torniamo a leggere questi menu, perché ci aiuta moltissimo con l'esperienza a leggerli con più chiarezza. Tra l'altro, il tempo di consegna non è quello zero. Ah no, c'è, no è 00. Ok, pensavo che fosse una delle... Perché ci sono sia le punte, sia gli angoli. Però no, no, ok. Dobbiamo vedere il bridge link. Esatto, sì, sì. Oh no. No. La mia granata cacca, puoi usarla anche tu. Questo è un motivo eterno per fare le missioni secondarie. Lo so, ci siamo eccitati per un cappellino, lo so. Ti ha regalato un cappello, Nick. All right. Until next time. Sei un po' timidone, eh? Sì. Volevi che il tuo eroe portasse un cappello che... Allora. Sam, I received word from Mama that she's completed her anti-VT weapon. Oh. Prototypes of her design form a part of your next shipment. A delivery of relief supplies for the people of Port Knot City. Port Knot City is a fair distance from BT territory, but the weapons should come in handy if any stray too close. They'll also provide people with the means to defend themselves when traveling outside the city limits. The shipment also includes a variety of medicines, as well as human sperm and egg samples. These specimens are essential for maintaining genetic diversity as they were donated by civilians living outside the major population centers. By taking advantage of Kyrellium's temporal properties, we can ensure they remain viable for as long as required. After the shipment's been processed, connect the Cupid. Now, once that's done, the entire region will be integrated into the Chiral network. Afterwards, you'll be pushing on to Lake Knot City. So we've included relief supplies for the people there as well. Of course, to get there, you'll need to cross over the lake in between. Details on that will be in a second order you'll need to accept then. Without a doubt, this will be your longest run for us to date. Make sure you've got everything you need. Perché finora abbiamo avuto un sacco di checkpoint in effetti. E non solo. Il mio dubbio è, se tu fallisci che devi fare? Esatto, è un'ottima domanda. E con se prendi inciampi e cadi in un burrone quando ti mancano 2 secondi alla consegna, devi far rifarla dall'inizio. No, ci sono dei checkpoint mentre cammini. Esatto, tu riappari, ma dove? Quanto distante dalla tua morte? Però il fatto è che, cioè, non è che se muori fai il cratere. No. Il cratere lo fai se ti pigliano. Esatto. Ma se tu ti sfracelli, che cosa succede? Se muori dissanguato, che succede? Esatto. Certo, morire dissanguato per perdita di sangue dai piedi deve essere una delle cose più diverse. Io spero ci sia un tipo un achievement. Esatto. Muori dissanguato per i piedi. Ma il fatto è che per ora comunque Arcade, ma c'è molta filosofia dietro il discorso di connettere le persone, provare a immedesimarsi. Ma anche come loro si pongono con te, dico, ah, sei un figo, sei un grande, sì, sei il nostro eroe, tipo tu, oh, esatto, mi piacina. Esatto. Sì, e una cosa che abbiamo discusso prima è che comunque le CIA, le BT, non è affatto detto non che vogliono farci del male, no, loro cercano un contatto, lo hanno detto. Che è la stessa cosa che comunque cercano le persone. Esatto. Vai. Beccati. Ok. Non far niente, chiudi. Ah, conferma riepilogo consegna, ok. Oh no. Allora, accetta ordini. A questo punto consegna pacco di aiuti a Port Knot City. E c'erano degli ordini per Sam anche all'altra base. Quindi sono locali. No, non parlo di quelli standard, parlo proprio di quelli le urgent di Monster Hunter. Victor Frank, Port Knot City. Let's go. Sacca di sangue. That's a transfusion bag containing blood drawn from you. While equipped, it'll gradually replenish yours. Perché dovrei aver bisogno di una trasfusione mentre cammino? Nel caso tu ne perda, ti aiuta, no? Sì, equipaggiandoti con una sacca di sangue, ripristinerai gradualmente i parametri ematici ma di Sam. Ansia. Grazie a una trasfusione continua tramite i manetta link. Ma che ansia! Sì, davvero tanta. Se hai più di una sacca, ne userai una nuova appena si sarà. Le razioni is for boys. Sacca di sangue is for men. Sì, ma un litro di sangue. Le armi che consumano il sangue di.
Cosa? Oh, ma certo! È il fluido corporeo definitivo, perché alla fine urina, feci e sudore sono filtrate. Il sangue è puro Sam. Ma perché comunque... Lo sai che io, rivedendo la scena che era del trailer, quella dove c'è la primo cratere, diciamo, l'esplosione... Sì. Tu sei... Quando noi dicevamo cosa è glitter, perché c'è il sangue che è strano, sì, che fa un po' ridere perché è glitter. Vabbè, quello. Sì. Però appunto... Bellissimo da vedere graficamente. Tu ti ferisci... Ma... E tu sei per terra, quando ti risvegli, sei per terra con la gamba ferita. Sì. E c'è l'effetto appunto di questo sangue strano. E tu hai una BT che si sta avvicinando. E poi devia e va dagli altri. E tu d'istinto pensi lo fa perché ha sentito quello e ha fatto ah, ha sentito il suono. Però in realtà forse può essere pure che già di base non è che era molto invogliata a toccare il sangue. Quindi okay, evidentemente hanno gli fanno schifo. Figo, perché vedi... Le armi che consumano il sangue di Sam sfrutteranno prima il sangue delle sacche e poi assorbiranno quello del suo corpo. Però a questo punto io vorrei un'altra granata. Ok, feci. No, ci sarà la granata di sangue. No, io sto pensando un'altra cosa. Zitta. Saliva. Non parlarne con Die Hard Man. Ok. Sam, this is eccola. Our first attempt at developing an anti-BT weapon. Granata ematica. I had to work fast with what we had, so they're basically modified hand grenades. At least, that's how they're meant to function. They've never actually been tested in the field. Who knows? You might be the first person to kill a BT. Ooh. And wouldn't that be something? But even if they do work, don't forget that they're fueled by your blood. Ooh. Use too much and you'll give yourself anemia. Quante meccaniche matrioska. Bloodborne che? Cioè, ma Bloodborne quando che... si mira, il sangue di Sam viene trasferito nella granata, che esploderà al momento dell'impatto dopo essere stata lanciata. Se si è equipaggiati con sacche di sangue, si tingerà prima a queste. Potenzialmente è possibile trasferire un'ingente quantità di sangue dal corpo di Sam, perciò bisogna fare attenzione a evitare l'anemia. Più a lungo si deve... Arma c'è non letale, ok. Allora, dobbiamo fare qualcosa di interessante. Le piccole spedizioni del vino e di tutti i piccoli favori da fare alle piccole, basi. Piccole, abbiamo 30 kg di vino e 30 kg di modellini di T-Rex. Ma adesso dobbiamo appunto portare a... Cos'è? Ancora non abbiamo visto il Bridge Link. Vabbè. Io smetterò di chiedertelo perché ti vedrò chiesto 3 volte di guardarlo. Dobbiamo testare quella granata, sta ragazzi. Sta piovendo, eh? Lo so. Infatti adesso... Io parcheggerò qui. Non c'è un luogo dove mettere la... Tipo, io potrei aprire la mappa, utilizzare il 3D, ma non vedo grotte. Forse questa è una grotta, no? Scala. Vorrei tanto poter proteggere la nostra motocicletta, ma siamo talmente tanto nei guai, io sono talmente tanto spaventato che... Ma può essere magari che nel parcheggio dove si ricarica, se piove va giù, per esempio. Se piove? Va giù, tipo. Eh sì, certo, certo. Per... sta succedendo? Mi dispiace, le casse si danneggeranno, ma tra cui anche le casse delle tue consegne opzionali che andranno perdute perché te le sei tenute addosso. Granata ematica rossa livello 1, è un'arma anti-CA ma non letale. Però è anti-CA. Con calma, con calma. Non dobbiamo superare quest'area. Parti che poi non si vede, che come da direzione aiuto. Granata X. Come? C'è scritto granata X, c'è una cosa per terra. Wow, sì, è la cacca. Adesso ci deve andare incontro. Dobbiamo andare loro incontro, sì. Io sto anche guardandomi intorno sperando di poter vedere dove parcheggiare la moto. Devi cambiare spalla, mi pare. Sì. Sì. È vero. Così magari è meglio. Cioè, vedi, In base al peso. Io sto andando contro di loro e questa cosa non mi fa affatto star bene, ragazzi.
Perdonate le piccole gaffe, ma sono molto coinvolto. Eccole. Vai, vai, tre ruote. Ok. È caduta. Ci sono cristalli a terra? Sì. Con calma, con calma. Ci stanno cercando. Non c'era, non ce n'è un'altra. Sconfiggila. Lo so. Ma sono ancora un po' pisci a letto. Ma no, ma poverini, ma poverini. Se questi con una granata scoppiano. Ma è praticamente morta. Tra l'altro, vabbè, comunque già è morta, possibilmente l'hai granata rimandata. Granata ematica 4, 5, 5. Quindi ecco perché sono scatole. Ogni granata ematica equipaggiata come equipaggiamento sono comunque 5 lanci. Infatti io ero abbastanza convinta che per quanto pesassero tu avessi decisamente esagerato. Ok, ma buono sapersi. Dai, vai, vai, picchialo, ciccione. Lanciagli le granate, picchiali. Picchiali tutti, vendicati. Ma io ho paura. Ma che cosa? Ma dai, tu, cioè, ti rendi conto? Questi sono nemici letteralmente che gli sputi e scappano. Dai, sì. Dai, finché non è il delfino polpo. Il delfino seppia. Questi sono dei ciccioni. Vai. Ok, ora possiamo andare. Dai Sam, sei stato un figo. Sì, lo siamo stati. Ora sono pronto a fare la fuga da comando proprio. Penso se avevi questa nel bosco. Però questa cosa funziona solo se hai Doom. Sì. BB è felicissimo. La moto è ancora più bella. Yeah! Allora, quello che faremo adesso, ragazzi, sarà fare un mix di cose nel montaggio. Perché 19.000 mi piace. Che spettacolo! Avremmo dovuto farci un guscio incredibile e grazie a lui siamo passati oltre. È fantastico. Però io spero che al lancio comunque in qualche maniera resettino, perché sennò chi entra online ha già tutto fatto, cioè non... No, ma immagino che le cose si... secondo me le cose si... la musica. Ma per mettere... io posso mettere i mi piace anche mentre guido. Quando sei nella rete elettrica non usi la batteria. Ok, ecco qual era la sua peculiarità. Secondo me mano a mano che vai avanti nel gioco si sbloccano le altre interazioni. Inizialmente saranno disattivate a tutti, proprio come di trama, cioè di game design. Poi si attivano. Comunque sei all'inizio. Anche noi siamo all'inizio. Esatto. E dai ponti. È ovvio che non è che cominci il gioco e ci sono i ponti. Esatto. Quello che intendo io è che, ammesso che tu arrivi al punto in cui ci sono i ponti, magari trovi già tutto il mondo pieno di ponti. Cioè, idealmente, quando ci sono milioni di persone che giocano, stai entrando con la moto? Sì, voglio provare. Che magari appunto se entri con la moto ok, questo è no access dei pacchi, non è per il veicolo. Ok, io provo a metterla qui e quello che succederà adesso è che noi consegneremo questo esperimento. E mano a mano che io mi indirizzerò a completare le altre quest terziarie, leggeremo le interviste. E poi, nel prossimo episodio, ci metteremo il cappellino.
Allora, ora ci mettiamo a leggere le consegne, le nostre interviste e la posta, nel mentre abbiamo in montaggio il furto, il recupero, cioè il furto, il recupero del furto e la consegna del vino, per poi nel prossimo episodio dare il sangue a mamma. I cristalli. Sì, il risultato dell'esperimento del sangue a mamma, scusate, ho il cervello in stranding, e avvicinarci a Capital. No, a Portnoy City. Nel mentre andrò nei vari luoghi a prendere le commissioncine per vedere che cosa accade e se ci danno altri cappelli o orecchini, probabilmente. Orecchini. Perdonate la confusione mentale, ma wow, sono tante cose. Ok, allora. Did you call my name? Well, I'm passing now. The mistake. Portare un carico a mano ti permette di proteggerlo col corpo. Anche in seguito a una caduta, un carico portato a mano non subirà danni. E questo è uno dei motivi, oltre a lanciarlo in faccia ai muli, per cui vale la pena tenerli in mano. Sì, magari è una cosa fragile, la tieni in mano. Esatto. Puoi usare le borse multifunzione per portare le sacche di sangue. In questo modo guadagnerai spazio per portare altro carico sulla schiena. Le borse servono anche a conservare i criptobionti. Attenzione, qui abbiamo i comandi della moto. Con L3 c'è il turbo e la sgommata da fermo. Ok. Il mistero della morte, tra mummie egizie e piramidi. 3 anni fa. In quale periodo storico l'essere umano ha davvero compreso il significato della morte? Potremmo dire, ha ragione, quando ha iniziato a seppellire i defunti. Una pratica intrapresa per la prima volta al tempo dei Neanderthal. Potremmo anche dire che il progresso della nostra specie è andato di pari passo con la comprensione sempre maggiore della morte. A spronarci è stata la paura e il desiderio di avere il controllo sulla morte stessa. Un chiodo fisso che ci ha accompagnato per tutta la nostra storia. A questo punto ci si potrebbe chiedere, perché? Proviamo a pensare alle piramidi egizie o alle tombe degli antichi imperatori cinesi. La grandezza e lo sfarzo dei sepolcri cresceva con il potere che il defunto aveva in vita. Se invece volessimo analizzare la questione da una prospettiva più radicale, potremmo chiederci, e se i concetti di potere e società fossero nati in vista della costruzione di monumenti funerari con lo scopo di sfidare l'ineluttabilità della morte? In entrambe le prospettive, l'obiettivo era sempre lo stesso, costruire edifici destinati a sopravvivere nel tempo, nella speranza di continuare a vivere insieme a loro. La mummificazione era un altro modo con cui gli egizi cercavano di sfuggire all'ineluttabilità della morte. Le mummie erano il recipiente, Ha, dove lo spirito, Ka, avrebbe potuto fare il ritorno. Un esempio simile è riscontrabile nel buddismo con i monaci Sokun Shibutsu. La loro mummificazione, tuttavia, aveva lo scopo di far raggiungere direttamente lo stato di buddhità, senza passare per la morte. Adesso che la spiaggia ci ha messo in contatto diretto con l'aldilà, il nostro rapporto con la morte è destinato di nuovo a cambiare. Siamo sempre più vicini a una comprensione più profonda del suo mistero. Fino a poco tempo fa, invece, i coralli dell'abisso, credevamo che la vita avesse avuto origine negli oceani, per poi evolversi e spostarsi sulla terraferma. Se consideriamo che la terraferma era un ambiente aspro e inospitale per le creature marine, cosa può averle costrette a un cambiamento così drastico? I fossili dei primi organismi marini che si sono adattati alla vita sulla terraferma sono stati rinvenuti in regioni soggette a onde di marea particolarmente alte. E se queste creature avessero sviluppato le zampe per sopravvivere allo spiaggiamento e tornare più in fretta in mare? Che sia stata proprio questa esperienza traumatica a provocare un balzo evolutivo? Che siano state circostanze simili a influenzare l'evoluzione degli organismi corallini che popolano l'abisso? Che sia stato quell'ambiente a permettere loro di sviluppare la capacità di vivere al di là della vita, della morte e del tempo? Il corallo, dopo tutto, è più antico di qualsiasi altro organismo terrestre. La sua resistenza gli ha permesso di sopravvivere all'estinzione di massa 540 milioni di anni fa, e sono molti gli organismi che hanno bisogno del corallo per poter vivere. Alla luce di queste caratteristiche, potremmo dire che la capacità di sopravvivere nell'abisso sia la prova di uno straordinario balzo evolutivo.
Eccoli! Ah, è di Fragile, 2 anni fa. Poco ormai. Questi insetti sono conosciuti col nome di criptobionti. La loro esistenza era documentata nelle bibliografie e nelle banche dati risalenti a prima del Death Stranding. Tuttavia non sono mai stati classificati con precisione e il loro nome è rimasto invariato. I criptobionti si contraddistinguono per il processo di criptobiosi, da cui deriva il loro nome. Criptobiosi significa vita nascosta e identifica la capacità dei criptobionti di arrestare i processi metabolici in risposta a condizioni ambientali avverse e a penuria di risorse. Lo stato criptobiotico è simile alla morte e permette a questi insetti di sopravvivere. Esistono anche altri animali con capacità simile, come i tardigradi e i chironomidi. Ma quelle dei criptobionti sono capacità assolutamente straordinarie. Questi insetti sono in grado di sopravvivere a qualsiasi fenomeno e in qualunque ambiente, anche sulla spiaggia o nell'abisso. A renderli speciali, tuttavia, non è soltanto la capacità di estendere il proprio ciclo vitale. Cibandosene è possibile acquisire una resistenza temporanea alla cronopioggia. Non è facile imbattersi in un criptobionte e bisogna sapere bene. Ah, ecco forse perché Higgs nel trailer si toglie la maschera per leccare la guancia di Fragile. Forse non ha un potere speciale, anche se penso di sì. Magari ha mangiato qualche insettino schifoso. Si è mangiato i criptobionti prima, era tutto gozzato di vermi, zampette Allora, croccanti. Non è facile imbattersi in un criptobionte e bisogna sapere bene dove cercare. Fino a poco tempo fa, la loro esistenza era nota soltanto a un numero ristretto di persone. Non erano stati oggetto di alcun tipo di ricerca, ma adesso si conoscono i loro benefici. Adesso che si conoscono i loro benefici, scommetto che saranno fondamentali per comprendere la spiaggia, il Death Stranding e tutti i fenomeni correlati. Io, fra oltre alle loro incredibili capacità di resistenza, farei anche presente che sono antigravitazionali e fluttuano, però... Dico, a parte questo dettaglio insignificante che li rende assolutamente poco interessanti. Esatto. Allora, il fan del Ludens. Grazie per il Ludens, amico! Sei il migliore, Sam! Mi hai portato un oggetto unico e speciale. Un modellino di Ludens autografato addirittura dal suo stesso creatore. Ecco, bravo. Prova a farne uno con la stampante chirale. Sì, quello che hai tu è sicuramente figo. Ma qui abbiamo un patrimonio nazionale. Come che faceva Cliff? Sì, esatto. Stando alla leggenda, i Ludens erano personaggi importanti di un gioco sviluppato dal loro stesso creatore. Mascotte del logo, eh? Gli esseri umani che esistevano prima del Death Stranding, gli Homo Sapiens, erano fissati con questi giochi ed è proprio con queste esperienze che si sono evoluti a livello successivo, diventando Homo Ludens. A quanto pare, si trattava di esperienze di gioco unica, ma dal momento che non esistono più copie, non potremo mai sapere di cosa si trattasse esattamente. Tuttavia, i Ludens sono l'icona di un gioco particolare. In particolare. Beh, potremmo dire che collezionandoli sto giocando un gioco tutto mio. Il significato della chiralità. Caro Sam, scusaci per il disturbo che ti abbiamo arrecato, ma credimi, ci hai reso un grande servizio. Grazie a te, la nostra stampante chirale è finalmente operativa e in funzione. A essere sinceri, non avrei mai immaginato che sarebbe stato possibile, ma eccola lì. Ora non dobbiamo più fare affidamento sui corrieri come prima, e con la stampante possiamo creare gran parte delle cose che ci occorrono. Se poi abbiamo bisogno di informazioni sul mondo esterno, sono proprio qui a portata di mano. Grazie, da parte mia e di tutti gli altri qui al centro logistico. Senza il tuo aiuto, tutto questo non sarebbe stato possibile. E adesso un aneddoto divertente. L'altro giorno stavo usando la rete per trovare l'etimologia dell'aggettivo chirale. A quanto pare viene dal greco e significa mano. Scommetto che non lo sapevi, vero? L'articolo che ho letto parlava di come la nostra mano destra sia speculare a quella sinistra, ma solo se si sovrappongono i due palmi. Se invece si sovrappongono le mani senza far combaciare i palmi, ecco, quella è la chiralità. O almeno è così che l'ho intesa. Non so che relazione ci sia tra questo concetto e la rete. Forse ha a che fare con l'invio di comunicazioni attraverso la spiaggia, che in sostanza è un altro mondo simile al nostro, anche se non del tutto. E quando gli elementi dei due mondi entrano in un contatto forzato, si genera una voragine. Comunque, spero che continuerai a lottare per l'unità del paese, ma mi raccomando, lascia stare i morti, intesi la patina. Sì, infatti, vabbè. Ma cosa? Sì, ma quindi lui è super caffè che se ne va su internet a cercare le cose, praticamente. Esattamente. Hey, Sam,
L'ho letto su internet. A quanto pare resti sempre l'esempio perfetto da seguire, ma sappi che ho portato a termine anch'io un numero sempre maggiore di consegne. L'ossitocina mi è di grande aiuto per combattere la paura. Ti ringrazio. Questo però non significa... Ah, è tornata a lavorare! Mm-mm. Questo però non significa che nelle mie vene scorra sangue freddo. Spesso capita ancora che mi faccia prendere dal panico e che lasci cadere parecchio carico. No. Tuttavia, non credo succeda solo a me. Ho trovato parecchia roba che probabilmente è caduta da altri corrieri. Cerco di fare la cosa giusta. Raccolgo tutto il carico che riesco a trasportare, lo porto al box postale più vicino e lascio armi e attrezzature negli armadietti condivisi. Questo è il gameplay di Death Stranding. Cioè... Perdere un pacco non è una cosa così negativa, perché apparirà nel mondo di qualcuno e lui avrà l'istinto, il sentore di doverlo consegnare, magari non proprio a destinazione, ma in un box, che diventerà una piccola side quest di qualcuno che magari ha meno peso di quanto sono pirla io, che mi metto 120 kg sulle spalle, per ora. Se aiuto qualcuno a recuperare un carico smarrito, qualcun altro farà lo stesso con me. E questo è ovviamente il mood di Death Stranding, quello che desidera l'autore e il gioco stesso. Dopotutto è così che si stabilisce un bridge link. Ah, eccolo il premio. Non tutti siamo corrieri leggendari come te, e non c'è da vergognarsi. Tuttavia, se collaboriamo e stabiliamo connessioni, beh, possiamo almeno trasformare il mondo in un posto migliore. È qui che entrano in gioco i bridge link. Insieme possiamo raggiungere obiettivi ben più grandi di quelli che possiamo aspirare da soli. È la pura e semplice verità. Ed è con questo che chiuderemo il nostro episodio. Mostra i giocatori con cui hai un bridge link. Questa schermata mostra una lista con le informazioni dei giocatori con cui hai interagito. Ti offre la possibilità di stipulare i contratti Strand, che servono a rafforzare la connessione con i giocatori della lista. Stipulando un contratto Strand con un giocatore, potrai vedere più facilmente le sue strutture e i suoi carichi perduti. Questi colori sono quelli che vediamo in piccolo. Quindi io sono super sfigato. Sono tipo un bimbo scemo, tutto verde. Ah, perché tu porti... È una sovrascrittura. Sì. Tipo il prossimo livello. Sì, sì. Senti, tu non stai facendo una serie, mi sa, eh? Hydrogen Snake. Tu stai giocando tutto il tempo che vuoi. Ho capito, mi sento una merda così. Però io continuo a non capire il tempo di consegna. Il tempo di consegna lo hanno tutti bassissimo. Lo hanno tutti bassissimo il tempo di consegna rispetto a noi. Perché probabilmente... O ha un threshold altissimo della serie voli, oppure per quest particolari, in cui c'è un tempo limite. Perché non c'è un tempo limite per ora. Addirittura. Legend. Cosa vorrà mai dire? Vedi, mi piace totali ricevuti, i PNG che ha aiutato e gli altri giocatori. Mi piace ricevute a questo giocatore zero. È bellissima questa cosa però, perché ti permette di capire davvero i contatti, i mi piace ricevuti da un giocatore nei tuoi confronti, con gli avatar unici, eccetera. Interessante questo Death Stranding. Comincio a capire. Anche però comunque se non è detto che tu veda le cose loro. Non è detto. Solo più alto è il valore di contatto, più sarai sicuro di poterle vedere. A un certo punto sarà come se il vostro mondo fosse davvero lo stesso, immagino. Guarda, 2 tonnellate di peso trasportato. Che figo! Allora, immagino che nonostante gli sforzi di montaggio e di fruibilità, buona parte di questi episodi di post-introduzione e centro del prologo siano un po' goffi, un po' particolari. Si cerca di fare del proprio meglio contemporaneamente a non volersi perdere nulla di gameplay, di esperienza personale. Quindi è un bel casino avere la testa sempre occupata da mille pensieri. Però è affascinante. E penso che a un certo punto si creerà l'effetto palla di neve e si andrà veramente a cannone. Quindi nel prossimo episodio stanza privata, garage, cappellino. E proveremo, oltre al cappellino, proveremo con tutto il cuore a fabbricare il modellino del Ludens, perché mi piacerebbe moltissimo
Però come fai a farlo? Nel senso, mica magari è la stampante tu. Magari loro hanno lo stampante. Potrebbe... Tu puoi fabbricare equipaggiamento. Mica le E magari si apre una tab in cui hai... In cui hai il... Vediamo un po', perché se io faccio questo... Qui non c'è. Forse nella stanza privata ti appare un'opzione, puoi crearti l'action figure da mettere nella vetrina. Ragazzi, vedremo, ma il bello, ma sicuramente anche il brutto... Bisogna vedere anche il garage. Esatto, di una blind run... è che volendo essere quanto più possibile completa in ogni dettaglio, ci sono momenti di e mo sto menu e mo sta cosa, la si scopre insieme. È l'anima della scoperta. Alla prossima, ragazzi.